Paolo Toffoli, è finita da pochissimo gara 3, ha vinto Spoleto qui al Palaestra per 3-1. E innanzitutto la serie sul 2-1 non è finita, cosa dirai ai tuoi ragazzi in vista di gara 4 che in questo caso sarà decisiva, lo sarebbe stato anche in caso di una vittoria senese, cosa dirai ai ragazzi? Dirò che domenica a Spoleto sarà ancora un'altra partita. Oggi c'è da dire che tanto di cappello a Spoleto, che ha fatto una grande partita, secondo me. Ha giocato soprattutto nei primi due set, ha giocato ad alti livelli. Noi abbiamo fatto degli erroretti che abbiamo pagato a caro prezzo, però c'è da dire che Spoleto ha giocato bene e noi naturalmente ci hanno messo un po' in difficoltà, palla su palla, anche soprattutto nei primi due set, con la palla in più che ha messo a terra, soprattutto hanno difeso molto, che noi magari non abbiamo difeso. Niente, bisogna solo stare tranquilli, certo, con la giusta tensione, ma sappiamo che domenica sarà un'altra partita, un'altra battaglia. Noi siamo in grado di andare a vincere a Spoleto, non è che ci manca niente, quindi io ci credo e ancora è tutto aperto e porteremo Spoleto alla quinta partita qui mercoledì prossimo. Cos'è successo? Cos'è che ha funzionato? Non ha funzionato? Ha funzionato meno bene, insomma, della squadra oggi? Ma sicuramente non siamo riusciti con la battuta a metterli molto in difficoltà. Loro hanno ricevuto abbastanza bene e un po' anche il muro, c'è da dire che non è che abbiamo sì toccato, però non è tanto, ma soprattutto la difesa. Abbiamo difeso poco fuori dal muro e anche nel contrattacco c'è stata in difficoltà. Loro nelle palle di contrattacco, di quelle palle che hanno difeso, l'hanno messa a terra e noi invece abbiamo fatto un po' fatica, quindi lì un po', però adesso dovrò analizzare bene la partita, riguardare dal video, però ecco, non bisogna disperare, bisogna sempre crederci perché ancora il cammino è lungo, però adesso ci sarà un'altra partita, è tutto da giocare. Quanto si gioca adesso anche sui nervi, sulle emozioni, sulla tensione, una serie con partite così ravvicinate? Ma certo, adesso è importante saper riposare bene, resettare, cercare un po' di raccogliere al massimo le forze, le energie, perché domenica sarà un'altra grande partita. Io sono sicuro che andremo là a Spoleto per vincere, e ce la possiamo fare, insomma, l'abbiamo dimostrato quando vogliamo. Certo, una Spoleto così è difficile, ma noi dobbiamo giocare ancora più in alto, dobbiamo alzare il livello, alzare l'asticella per poterli battere. Si giocano a questo livello qua, però io sono fiducioso dei miei ragazzi, quindi faremo sicuramente una bella partita. Siena deve sicuramente giocare meglio, almeno come l'abbiamo vista, però Spoleto veramente anche stasera, come ha detto anche te, non ha sbagliato praticamente niente, ha giocato veramente. Sì, penso che ha fatto, adesso la rianimizzerò al video, ma hanno fatto una partita perfetta, per me hanno giocato molto molto bene. Noi siamo stati un po' al di sotto, diciamo, di sotto, ma perché anche loro ci hanno costretto a giocare, a fare male l'errore, a giocare peggio. Quindi tanto di cappello a Spoleto, niente, rimbocchiamoci le maniche, sempre fiduciosi, ottimisti, e vedrete che insomma noi andremo domenica per fare una grande partita a Spoleto e spugnare Spoleto e giocare la quinta partita.